Amici sportivi, un saluto da Fabrizio Agostini e Gianfranco Marceddu. Ritorno di quarti di finale della Coppa in Serie D. In questa serata del Meucci si affrontano la PR 2000 Aprilia e Città di Anzio. Ancora dei giudici anticipato, allora Pintilie perde però il contatto con la sfera. Allora ancora dei giudici, va via da solo dei giudici, che gol capolavoro di Gianluca dei giudici. Fa tutto da solo e insacca il vantaggio della PR. Ancora dei giudici, lotta accanitamente, perde palla, allora Pintilie, Piarulli e poi arriva il pareggio di Pace, 1-1. Partita subito accesa. Lorello che ruba questo pallone per dei giudici, il destro, la respinta, la deviazione in calcio d'angolo. Ancora Infanti, pallone per dei giudici. Ancora Infanti, dentro dei giudici, ancora la manona di Manera a mettere in calcio d'angolo. Parte vicino il tiro e la palla in rete, si insacca all'incrocio. La punizione vincente lascia Frioli, poi Vecino va via con eleganza. Vecino, il destro sul palo, occasionissima. Tutto pronto Infanti per Lorello, il destro e la palla in rete, il pareggio della PR 2000. Poi l'esterno per dei giudici. Dei giudici, prova lui, la parata di Manera, prova ad andare via Vecino, poi recupera il pallone De Filippis, mette dentro per dei giudici, gran parata di Manera, pallone dentro De Filippis, ancora una gran parata, doppia di Manera per Infanti. Lorello, ancora Infanti, Lorello, ancora Manera. Vecino, prova il tiro, palla sulla traversa per la formazione di Anzio, poi il sinistro di Pintilie, Piarulli per dei giudici, la palla sulla traversa anche di dei giudici, sfida davvero infinita dalle mille emozioni. Pallone dentro, c'è Manera, la respinta, Frioli non controlla, finisce la partita 2-2, questa quarto di finale di ritorno, si qualifica la PR 2000 in virtù del 4-4 dell'andata. Da Fabrizio Agostini e Gianfranco Marceddu un caloroso saluto e grazie per l'attenzione.